bentrovati amici in questa puntata speciale dopo questa videocartolina di Soveria Simeri, ecco questo meraviglioso comune della provincia di Catanzaro. Noi ci siamo recati all'interno della chiesa dove incontriamo proprio qui sotto l'altare del santo patrono San Donato il sindaco, il primo cittadino. Sindaco, bentrovato, grazie per questa sua presenza. Beh, oggi da Soveria Simeri lanciamo un messaggio importante, lo esportiamo in tutta Italia, anche all'estero attraverso Padre Pio TV. Ecco, un momento, il primo per la sua comunità, nel quale ecco, Soveria Simeri, la sua amministrazione, la chiesa, la parrocchia, la gente, soprattutto i Soveria, accolgono le reliquie di San Pio. Ecco, come vive questo momento da primo cittadino, ma anche chiaramente da cristiano, da uomo? Grazie per la domanda. Noi lo viviamo in maniera emozionante, anche perché è la prima volta che la nostra comunità accoglie un evento di tale importanza. Tra l'altro è una comunità che, oltre al suo santo patrono, San Donato, è una comunità che ha dedicato anche a San Pio, noi abituati a chiamare Padre Pio sempre, una piazza ogni anno il 23 settembre, in ricordo della data della sua morte, si celebra una funzione religiosa con una breve processione nelle vie del paese e tutta la sera del 23 ci si prega in piazza con tutti i fedeli. Sindaco, la giornata di oggi è una giornata che mette insieme un po' tutte le rappresentanze della società civile e di quella anche religiosa. Insieme ai laici e religiosi avremo i gruppi, i movimenti, le associazioni, in realtà che arrivano anche da Catanzaro, da altri territori, ma anche ecco, il mondo della scuola, i bambini in modo particolare, dedicato anche a questo momento. E poi ecco, un'unione, una sinergia con la Chiesa, questa agenzia educativa che sicuramente, ecco, soprattutto nei momenti di crisi, può fare tanto quando trova l'unione, quando trova la collaborazione anche con le istituzioni pubbliche. Certamente, io sono sindaco da quasi ormai 4 anni. Nel mio mandato ho sempre cercato di dialogare con la parrocchia, col sacerdote che c'era prima, Don Bruno. Adesso dal mese di novembre abbiamo un altro valido collaboratore, dico collaboratore del paese, Don Giuseppe, che già dal primo momento si è attivato moltissimo, ha riorganizzato un po' il movimento dei giovani in sinergia ecco, col comune. Io già quando ho fatto gli auguri di buon lavoro mi ero ripromesso di collaborare a pieno titolo per quanto quello che possiamo fare noi come ente comune, e in ogni occasione Don Giuseppe si è appoggiato al comune per problemi materiali, logistici e anche organizzativi di certi eventi che la comunità vive. Per esempio, noi festeggiamo il 13 dicembre Santa Lucia anche con una cerimonia abbastanza inusuale per la Calabria. Forse siamo l'unico paese dove al termine della cerimonia religiosa poi c'è un momento civile con il rilascio in aria dei palloni aerostatici fatti dal nostro artigiano. A proposito di artigianato, giochiamoci questa opportunità perché è giusto anche farlo. Soveria, l'abbiamo visto nella scheda iniziale, che è un paese sicuramente dove l'agricoltura ha fa ben parlare dello stesso comune, quindi anche la parte biologica, ma ecco anche l'artigianato, abbiamo visto e sentito il vetro soffiato, ecco questi artigiani che danno un valore aggiunto, soprattutto ecco, creano anche un momento di soddisfazione ed esportano un bel messaggio anche per quei concittadini che per diversi motivi sono stati costretti a lasciare questa terra. Beh, un fiore all'occhiello, un'eccellenza che sicuramente fa bene ricordarla ma anche esportarla. Certamente, certamente. Purtroppo adesso viviamo una crisi molto profonda nell'economia, non solo nazionale, regionale, ma soprattutto anche locale. Questo, come lei diceva, era un fiore all'occhiello del paese. Siamo arrivati al punto di avere 3 fabbrichette di vetro soffiato. Insomma. Dava a decine di persone occasioni occupazionali. Adesso un po' questo è venuto meno, siamo rimasti un pochino vittime di questa crisi profonda, anche perché gran parte di questo prodotto artigianale andava all'estero, in modo particolare alla Svizzera. Adesso è un po' venuto meno. Quindi il paese
vive la crisi sul piano diciamo economico nel suo complesso, in modo particolare questi settori, l'artigianato e l'agricoltura, sopravvive per nostra fortuna per il pubblico impiego. Infatti ci sono molti miei concittadini che lavorano negli enti regionali, provinciali e anche nella scuola. Io personalmente sono un insegnante di scuola, di liceo di Catanzaro. E quindi diciamo che stiamo cercando, per quello che è possibile, con le ristrettezze finanziarie degli enti locali, che come lei ben sa, di sopperire laddove ci riusciamo a questa crisi. Beh, magari pensiamo anche di rilanciare anche attraverso lo strumento televisivo, ecco, mostrando le immagini che stiamo offrendo ai nostri telespettatori, ecco, una realtà che sicuramente ha un bel passato, ecco, presente in crisi, ma sicuramente potrebbe trovare anche un ottimo futuro. Sindaco, io la ringrazio, andiamo ora a conoscere ecco, il parroco, il giovane parroco di questa meravigliosa comunità, e poi chiaramente andremo a seguire tutti i momenti di questa giornata speciale che vogliamo dedicare a Soveria Simeri, ma vogliamo dedicare anche a voi che ci ascoltate da casa. Ecco, l'immagine che stiamo vedendo è un po', ecco, l'immagine che esprime la dolcezza, l'amore verso Gesù, verso Dio, verso tutti noi. Parliamo della Madonna della Visitazione, noi siamo con Don Giuseppe, abbiamo avuto Don Giuseppe, grazie per questa opportunità che ci dai nel trasferire nelle case di tanti telespettatori un momento importante, un momento educativo, un momento di gioia, direbbe, sono sicuro, Papa Francesco, ecco, quella che è la giornata di oggi, nella quale attraverso, ecco, l'arrivo delle reliquie di Padre Pio, ecco, noi vediamo insieme una comunità che richiama tanti altri fratelli e sorelle, una comunità che lancia un bel messaggio. Prima di commentare la giornata di oggi, ecco, vorrei che tu ci presentassi un po' questa parrocchia, soprattutto, ecco, commentare quella meravigliosa immagine della mamma di Gesù, della mamma di tutti noi che ci guarda sempre con occhi amorevoli. Grazie a voi dell'invito che Tele Padre Pio offre quest'oggi alla comunità di Soveria Simeri. Siamo nella parrocchia di Maria Santissima della Visitazione, una parrocchia che risale al 1700, una parrocchia che è situata nella comunità, ecco, di Soveria, una comunità presilana, in cui, ecco, la stessa parola, visitazione, è per noi una motiva di gioia in più, in quanto abbiamo la visita della Santa Reliquia di San Pio da Pietralcina. Ecco, visitazione proprio di Maria Santissima a Santa Elisabetta richiama proprio questo richiamo di santità, ecco, vicendevole di due donne che hanno vissuto in modo personale e unico la propria fede in Dio, Maria Santissima in quanto madre del nostro Redentore e del nostro Salvatore, Santa Elisabetta invece in quanto profetessa e donna di fede che ha dato il precursore, Gesù Cristo. E per noi, come dicevo Domenico, motivo di gioia per tutta la comunità di Soveria Simeri, in quanto un'altra visitazione il Signore ci offre attraverso questo grandissimo dono inaspettato, tra l'altro, che è la visita di San Pio da Pietralcina. Un uomo che ha fatto della sua vita una visitazione per gli altri, una visitazione sia nell'umanità ferita dell'uomo, nel corpo e nello spirito. Papa Francesco diceva appunto che oggi bisogna liberare l'umanità dalla schiavitù spirituale e materiale, quindi creare un nuovo umanesimo. E Padre Pio è stato veramente l'uomo che ha incarnato il Vangelo e incarnando il Vangelo ha fatto questo nuovo umanesimo attraverso il suo ministero sacerdotale, ma anche attraverso le opere che sulla terra ha lasciato, attraverso i gruppi di preghiera di San Pio da Pietralcina e poi la meravigliosa casa Sollievo della Sofferenza. Don Giuseppe, hai parlato di percorsi di santità. Oggi, ecco, la reliquia di un santo arriva in questo territorio. Sicuramente, ecco, ti chiedo di rafforzare quello che con la tua comunità hai già fatto, ma esportiamola anche a casa, ecco, proprio su questo senso di santità. Vogliamo ricordare che ognuno di noi è chiamato e può essere santo. Vogliamo, ecco, semplificare, come lo stesso San Pio da Pietralcina ha fatto, ecco, il concetto di santità, perché, ecco, di queste giornate si possa cogliere veramente l'humus, quello che è necessario e quello che è importante per essere uomini migliori e cristiani sicuramente più autentici. Ecco, un percorso di santità che appartiene a tutti noi. La santità, come dicevi tu, è una
è una vocazione insita nella vita di ogni uomo, indipendentemente dalla sua professione religiosa. La santità essere significa essere separati da tutto ciò che ci allontana dall'armonia con Dio, con l'armonia delle relazioni umane, ma anche con l'armonia con se stessi. Quindi la santità è non sciupare quella dono meravigliosa della vita che il Signore ci ha donato come primo dono, come dono inviolabile, incommensurabile, non negoziabile, direbbe Giovanni Paolo II. Ecco, la santità è così, può sperimentare ogni giorno attraverso i gesti semplici quotidiani di ogni uomo e donna di buona volontà che si sforza di fare il meglio. L'ateo direbbe il bene comune. Noi invece cristiani diciamo invece il bene proficuo spirituale di ognuno, che poi è la salvezza. E questo momento, ecco, di santità attraverso l'arrivo della reliquia di San Pio da Pietralcina, noi lo vogliamo, ecco, iniziare a donare ai nostri telespettatori, per cui vediamo, ecco, i momenti in cui realmente la reliquia si avvicina qui a Soveria, poi torniamo a commentare con te questa meravigliosa giornata.
Con Giuseppe abbiamo visto questo momento di gioia, abbiamo visto questa luce, ecco, su Verria Simeri risplendere ancora di più, oltre che sotto questo sole, sotto questo, ecco, momento di santità. Ecco, un momento che deve diventare, lo dicevamo anche prima, un impegno, deve diventare uno stimolo, ma anche un grande momento di speranza per tutti i cittadini e anche per chi ci sta ascoltando. Padre Pio è stato l'uomo della comunione e per noi questo evento è proprio motivo di gioia e anche di fraternità, in cui la comunità si ritrova con il primo cittadino, con me come guida spirituale di questa comunità e con tutti i fedeli di Soveria Simeri, davvero abbracciati da questo unico saluto, da questo arrivo di questo gigante di santità che attraverso la sua vita, attraverso le sue opere terrene, che cosa ha portato all'uomo? Non ha fatto altro che portare non se stesso, ma portare Gesù Cristo attraverso quella semplicità e quella preghiera così silenziosa che lui soleva ripetere. Infatti la sua frase che lo rende famoso è questa: io sono e voglio restare soltanto un umile frate che prega. E c'è bisogno tanto di pregare oggi in questa umanità ferita, sia dalle mode e sia da diverse, ecco, repentagli nella fede spirituale che arrivano da ogni parte, e quindi c'è davvero questa profonda necessità e desiderio nell'uomo di trovare una sosta, una tregua, e la preghiera è proprio questa oasi in cui l'uomo ritrova Dio e ritrovando Dio ritrova anche la propria identità, le proprie radici. Rubo due tue frasi: oasi e preghiera, per andare ad ascoltare con la responsabile dei gruppi di preghiera, Maria Spasari, che un po' oggi, ecco, è anche strumento di gioia, di felicità di questa giornata. L'abbiamo sentita, l'ascoltiamo. Maria Spasari, responsabile dei gruppi di preghiera, penso che la giornata di oggi sia uno dei tanti frutti di preghiera, una bella giornata qui a Soveria. Bellissima, io penso che questa gente ha caputato l'invito dello Spirito Santo, perché c'è tanta gente, non mi aspettavo questa accoglienza, è stata un'accoglienza clamorosa, un'accoglienza di fede, un'accoglienza se vogliamo anche di speranza, perché c'è gente di tutte le età, bambini, giovani, adulti, vecchietti, quindi è un qualcosa di meraviglioso. Quella gente a cui San Pio non faceva mai mancare la sua vicinanza, la sua forza, la speranza, e questa di oggi, ecco, penso sia una delle tante giornate da ripetere anche in altri posti. Meravigliosa, meravigliosa. In effetti dove lui arriva, arriva la gioia, arriva l'amore, arriva un qualcosa di divino, perché effettivamente Padre Pio è il santo di tutti. Non esclude nessuno, anche degli atei, quindi si può immaginare un pochino che cosa significa la reliquia di Padre Pio in questo paesino, che poi è un paesino carino anche, una chiesa antica, quindi è una gioia infinita. Io penso non solo per me, ma per tutto il popolo che la sta accogliendo. Io ho visto gente commossa, gente con le lacrime agli occhi. Ciò si vede che qui c'è fede, qui si può lavorare con l'aiuto dello Spirito Santo, si può portare avanti la parola di Dio, quindi fare catechesi, dare la speranza a chi non ce l'ha, dare conforto a chi è disperato, dare gioia a chi l'ha perduta. E come dice il nostro Papa Francesco, ridare a coloro che hanno perso la speranza in modo tale che non la perdano mai più. Grazie. Don Giuseppe, e questa preghiera oggi si arricchisce ancora di più, è ancora più bella, ancora più condivisa, e parte un grande messaggio, passami il termine, uso un termine laico, di civiltà. Ecco, in questa giornata testimonianza, dove tanti gruppi, movimenti, associazioni si ritrovano insieme per elevare, ecco, a Dio la propria lode, ma soprattutto, ecco, per ringraziare anche per questo dono. Ecco, anche questa Chiesa, la Chiesa Unita, la Chiesa che Papa Francesco spesso e tante volte ci invita, ecco, a non trascurare, a non dimenticare, ad invogliare, oggi qui da Soveria Simeri, ecco, prende un bell'esempio e soprattutto lo trasferisce.
Volevo partire proprio da un'espressione di Papa Francesco in cui sta ribadendo fortemente nella sua opera di evangelizzazione che bisogna andare alle periferie, cioè i sacerdoti, ma non solo i sacerdoti, devono andare alle periferie dell'umanità, dell'uomo, e proprio in quella, ritrovare in quella periferia l'uomo che è in cammino verso qualcosa, verso qualcuno. Questo qualcosa è la felicità che ogni essere umano desidera fin dai tempi più antichi. Questo qualcuno è Gesù Cristo, che può donare veramente questo senso di sazietà, ecco, e di appagamento, di valore nella propria vita. E San Pio da Pietralcina, ecco, attraverso i gruppi di preghiera, ecco, fondati a San Giovanni Rotondo, vuole partire proprio da questa periferia umana, ecco, per ritrovare quel nuovo umanesimo che solo in Gesù Cristo può, ecco, davvero avere la sua fonte e la sua origine. Mi dicevi dei gruppi e dei movimenti operanti nella comunità ecclesiale di Soveri e Simeri, ma non solo, nella comunità locale di Soveri e Simeri. Sì, questi movimenti rappresentano per la Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, davvero una apertura al mondo ecclesiale e una ricchezza, una sorgente di doni e di carismi che il Signore attraverso lo Spirito suscita per l'edificazione del bene spirituale, per l'edificazione anche di una umanità, di una società nuova. E qui a Soveri e Simeri, ecco, io sono solito dire che il titolo di visitazione si appropria in modo giusto all'azione operante di questi movimenti che esistono e che operano nella mia parrocchia. Abbiamo il Movimento Apostolico, Rinnovamento nello Spirito, Cenacolo di Mamma Natuzza, i Neocatecumeni e gruppi di preghiera, come non potevano mancare. Certo. E il bello è che la comunità di Soveri e Simeri è una comunità, io l'ho sempre definito, accogliente, però libera e liberante, nel senso che non si schematizza nell'appartenenza ad un schieramento di un gruppo, di un movimento, ma vi partecipa con adesione, con comunione, in quella fratellanza e in quella spirito anche di solidarietà, di preghiera, che ci rende veramente un unico corpo in Cristo Gesù, nella fede. Impegnati, ecco, come dicevi, nell'edificare una bella chiesa, nell'edificare, ecco, la chiesa che sicuramente, ecco, non trova fondamenta stabili se non si attenzionano anche i giovani, non si attenzionano coloro che, ecco, Giovanni Paolo II definiva il futuro del mondo, sicuramente il presente, ma anche guardarli come futuro del mondo. Beh, questa giornata è dedicata anche a loro. Abbiamo sentito la responsabile che ci parla anche della scuola, della presenza di questi ragazzi, del significato di quest'altra agenzia educativa, ecco, che cura insieme alla famiglia il futuro di questi bambini. Poi l'ascoltiamo e ritorniamo ancora qui con te. Grazie anche a lei per questa presenza. Grazie. Ecco, la presenza della scuola, la presenza di questi giovani, ecco, una giornata dedicata ai bambini, attraverso i bambini raggiungiamo anche i genitori nel trasferire questo significato profondo di questo momento. Assolutamente sì, io ringrazio voi di averci dato questa opportunità di essere qui, ringraziamo Don Giuseppe di aver organizzato l'evento. La presenza dei giovani penso sia la cornice ideale in questa giornata in cui si parla del tema della speranza, della solidarietà. È un tema che per i giovani è presente, quindi è importante, soprattutto, e così consegna loro attraverso un autentico testimone, San Pio, quindi non parole ma fatti vissuti. Ma fatti vissuti, quindi oggigiorno i giovani cercano faticosamente la speranza, cercano una strada, una via, quindi avere l'opportunità oggi di riflettere su questa tematica attraverso la presenza delle reliquie di San Pio che noi siamo onorati di ricevere oggi nella nostra piccola comunità è qualcosa di bello, di fondamentale. Ne approfitto toccando un altro suo ruolo che ricopre, perché San Pio è un po' anche la testimonianza, la prova, dico, anche della carità. Lei rappresenta oggi qui anche la Chiesa, ecco, quella Chiesa della quale Papa Francesco sta diventando anche un valido testimone, un concreto, ecco, operatore di carità. Ecco, come vive nel suo ruolo di responsabile della carità, soprattutto, ecco, come devono vivere anche le persone che collaborano con lei, ecco, questo esempio di San Pio.
Guardi, io da circa 2 mesi che rivesto questo ruolo di coordinatrice della Caritas, da quando si è insediato Don Giuseppe nella nostra parrocchia, è un compito per me nuovo, operare nel volontariato è un'esperienza del tutto nuova che mi sta coinvolgendo, è una cosa molto bella perché aiutare le famiglie in difficoltà, seguire l'esempio di Gesù e di San Pio, che è stato comunque anche lui un esempio con la sua opera, missionario, l'aiuto ai sofferenti, aiutare le persone bisognose è qualcosa di bello, quindi avere questa opportunità ci riempie il cuore di gioia. Siamo un gruppo di giovani, 10 ragazzi universitari, quindi stiamo cooperando per portare avanti questa iniziativa. Beh, un bel esempio, una bella testimonianza, soprattutto ricordiamo che nel dare si riceve tanto. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi, grazie della vostra presenza. E con Giuseppe abbiamo sentito anche la signora insegnante che ci ha ribadito l'importanza di fare comunione anche con questi bambini. Sappiamo che tu dedichi grande spazio a loro e sappiamo che loro ti gratificano anche con una presenza gioiosa, una presenza, ecco, quella che Gesù amava e ama sicuramente, che arriva dalla loro sincerità, dalla loro spontaneità, ma anche dalla loro bellezza. Bene, mi viene subito in mente una bellissima frase di San Giovanni Paolo II all'inizio del suo ministero petrino, in cui diceva: aprite, anzi spalancate la porta a Cristo. E se noi la associamo anche ad una frase del nostro pontefice Papa Francesco: non lasciatevi rubare la speranza. Ecco, questo significa aprire la porta a Cristo, non lasciarci rubare la speranza, perché una volta che Gesù Cristo è entrato nella nostra vita, soprattutto nella vita dei giovani, ecco che nasce una nuova società, nasce quel nuovo umanesimo che viene veicolato attraverso alcuni bambini, che è la speranza del futuro, la speranza della Chiesa, la speranza di ogni comunità, ma soprattutto di una comunità ecclesiale. Don Giuseppe, ci avviamo alle conclusioni di questa giornata, per la quale, ecco, non smetterò mai di ringraziarti per averci dato la possibilità, ecco, di vivere, ma soprattutto di trasferirla anche nelle case di tanti telespettatori. Il pensiero va a quelle persone che sono lontane ancora da Dio, a quelle persone che non hanno avuto modo, ecco, ancora di assaggiare e soprattutto, ecco, di usufruire di quanto è bello il dialogo col Signore e la sua presenza nella vita di ognuno di noi. Momenti di festa, momenti di gioia, è giusto che si vivano tra cristiani, si vivano tra fratelli, tra sorelle, però ecco, vorrei che tu lanciassi anche un messaggio a quelle persone che sono lontane, a quelle persone che non credono, a quelle persone che forse, ecco, non hanno ancora trovato la forza di ascoltarsi e quindi di cercare nel proprio cuore una presenza che è molto tangibile ed esiste come quella di Dio. Nel cuore dell'uomo c'è sempre l'anelito e il desiderio di Dio. C'è una bellissima frase contenuta nei Salmi che dice: il tuo volto cerco, Signore, non nascondermi il tuo volto. È proprio di questo che l'uomo ha bisogno, di cercare il volto compassionevole di qualcuno, di cercare un volto che si intenerisce della sua umanità, che si intenerisce anche della sua debolezza. E io posso soltanto dire e veicolare questo messaggio ai giovani e anche alle persone in cerca di Dio. Ecco, cercare soprattutto il silenzio, perché nel silenzio si arriva nelle profondità del cuore di Dio, e arrivando a custodire e a riempire anche questo silenzio attraverso la parola, il Vangelo, ecco, può veramente toccare, raggiungere e essere abbracciato da Dio. Bene, noi ora consegniamo ai nostri telespettatori una sintesi di 1 a 2 giorni, perché questo momento, ecco, ha trovato qui a Soveria, ha abitato qui a Soveria per 2 giorni, quindi, ecco, abbiamo, grazie anche alla nostra regia, realizzato una sintesi di questi momenti, ma prima di regalarli ai nostri telespettatori di vederli, ecco, vorrei proprio chiudere con te, e chiudere con un messaggio di speranza che è quello che abbiamo già dato, ma soprattutto, ecco, chiudere con un messaggio che ci metta anche in comunicazione e possa fare esportare questa bella Soveria Simeri, questo meraviglioso territorio, queste meravigliose attività anche per quelle persone che sono all'estero, nel resto del paese, quelle persone, ecco, che portano nel loro cuore questo territorio e che è giusto che lo trasferiscono anche nel modo concreto, ma più bello possibile, anche ai propri figli, alle nuove generazioni. Affido a te il saluto a questi
nostri fratelli, a questi tuoi chiaramente anche parrocchiani che si trovano un po' sparsi nel mondo. Questo evento, che è la visita di San Pio da Pietralcina qui a Soveria Simeri, voglia diventare anche per coloro, i nostri paesani che si trovano all'estero per motivi di lavoro, per diversi altri motivi, ecco, un segno della nostra presenza e anche della nostra vicinanza spirituale nella preghiera, ecco, per farli sentire meno soli, per farli sentire ancora di più agganciati e inseriti nella nostra comunità, in modo tale che questa comunità, ecco, qui a Soveria Simeri possa, ecco, con lo sguardo proiettato verso questi nostri compaesani, ecco, diventare motivo di intesa e motivo anche di vicinanza e di fratellanza, seppur a distanza. Grazie Don Giuseppe, grazie a voi che ci avete seguito, vi consegniamo, ecco, questo momento e grazie per averci fatto vivere questo meraviglioso momento e avermi dato l'opportunità, ecco, di mostrare questa comunità di cui andare sicuramente orgogliosi. Grazie a te Domenico e grazie a te Padre Pio. Buongiorno a tutti, grazie a Don Giuseppe per avermi dato l'opportunità a nome di tutta la nostra comunità a dare il benvenuto ai nostri ospiti che ci hanno fatto una gradita sorpresa. È un'occasione unica, fino a questo momento la nostra comunità non aveva mai partecipato, non era mai stata coinvolta in queste manifestazioni. Noi siamo grati a Don Giuseppe di aver, diciamo, veicolato attraverso la sua presenza, la sua preghiera e naturalmente l'amicizia che lega fratelli e le sorelle della carità di Padre Pio, averci fatto questo dono che la comunità accoglie con tutta la sua forza, con tutto il suo entusiasmo e con tutta la sua preghiera. E quindi vi ringrazio ancora a nome di tutti i soliti. Grazie. Questa figlia spirituale che ora vi presento è stata messa nel mio cammino tanti anni or sono, un incontro particolare, in un momento particolare. E l'incontro con questa donna, figlia spirituale di Padre Pio, il Signore mi ha fatto capire quanto, cosa desiderasse nella mia vita, cosa cercasse nella mia vita. E perché stesse bussando in quel modo nella mia vita il Signore? Posso soltanto dire di lei che tremore e inquietudine hanno attraversato la sua fede, però rimanendo sempre salda, con i pugni sempre saldi, nelle mani di questo gigante di santità di cui abbiamo un pezzetto della sua umanità, un pezzo di sangue. Lui entrò però nella mia vita come un tavolo. Con San Pio da Pietralcina, ecco, c'è questo legame di, soprattutto nei sogni addirittura lo chiamo anche Pio, non so perché, ma aiutato nella università, facendo gli studi universitari, mi ha aiutato nel momento in cui mi sono anche fermato con gli studi, ed è aiutato soprattutto nel cammino verso il sacerdozio durante la formazione con il seminario. Una cosa ho imparato da San Pio da Pietralcina, che la sofferenza è una moneta. Quanto più tu soffri nel corpo, nello spirito, tu diventi un carosello, e quella moneta può essere spesa per gli altri, per guadagnare gli altri, il bene degli altri. Tante volte quando Dio diceva: quanto mi sei costato figlio mio, quanto mi sei costato figlia mia, proprio perché utilizzava quella sofferenza spirituale e fisica per il guadagno delle persone, non per la perdita delle persone, per il guadagno delle persone a chi? A lui, no, a Gesù. E non vorrei peccare di vanità se io dico che anche questa figlia spirituale di Padre Pio
ha accumulato tanto, se avessi tanti soldi quanto ho avuto tanta sofferenza, sarebbe la più donna più ricca del mondo. E ora lascio a lei la parola, perché presenti personalmente questa figura che tu, che lei ha incontrato personalmente, e si è innamorato di questo santo, arrecando negli occhi profondi di quest'uomo che sono rimasti impressi nella sua vita e nella sua anima. Maria. Siete veramente meravigliosi. Avete fatto un'accoglienza venere santa, un'accoglienza veramente da mettere nella storia. Soveria Simeri ha accolto Padre Pio come se fosse arrivato di persona. Vi ho visto raggianti, ho visto volti sereni, ma anche volti commossi, con le lacrime agli occhi. Questo è molto bello. Ciò si vede che la fede qui in Soveria è forte. E questo è importante, avere una fede forte, perché è la fede che ci fa innamorare di Cristo, è la fede che ci porta a Dio, è la fede che fa di ognuno di noi un vero apostolo del Signore, un vero messaggero dell'amore di Cristo, è la fede che ci fa incontrare i santi. Io l'ho incontrato, lode al Signore, quando ho incontrato Padre Pio. È stato un qualcosa di meraviglioso, un qualcosa che se io ve lo volessi spiegare non ci riesco. Tanto è stato bello il momento quando ho incontrato Padre Pio. Vi dico solo una cosa, avevo solo 11 anni. Chi è che ha 11 anni tra di voi? Vediamo, alzate la mano quelli che hanno 11 anni. 11 anni, mamma mia, ecco, avevo l'età vostra. E quando ci siamo guardati, ha messo i suoi occhi nei miei occhi. Quegli occhi di Padre Pio sono entrati nel mio cuore. E dopo di questo mi ha consegnato tutto quello che io sto facendo per amore del Signore. E quindi anche perché amo tanto Padre Pio. Nella vita di ogni cristiano, prima di ogni cosa, ci deve essere Gesù. Se non c'è Gesù, non possiamo dire di amare i santi. Dobbiamo essere figli devoti della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. State bene attenti, bambini, cosa vi dico adesso? Guardate che Gesù a voi vuole tanto bene. Non dovete dimenticare mai di dire una preghiera la mattina e la sera. Questo voleva Padre Pio, che si pregasse col Santo Rosario. E allora voi mi dite, ma noi non lo sappiamo recitare il Santo Rosario. Ma c'è mamma, c'è papà. Lo dovete recitare insieme a mamma, insieme a papà, e così per voi sarà l'arma della vita che vi darà forza, vi darà coraggio, vi darà sostegno, vi darà tutto quello che volete. Ricordatevelo questo. Bene, io vi aspetto in questi due giorni, avremo tante cose belle da dirci, e grazie ancora. Io vi abbraccio con tutto l'affetto che è in me. E vorrei che sia Padre Pio a darvi questo abbraccio. A voi tutti un abbraccio a nome di Padre Pio. Ora un pianto di gioia.
sua presenza è forte perché lui è con te. Gesù è con noi questa mattina, ma è soprattutto con te attraverso quella parola che ti sfamerà questa mattina, ti sazierà e ti farà volare come il volo dell'aquila, come ha fatto volare San Pio da Pietrelcina, nelle vette più alte della santità, dove ora intercede, ci vede e presenta al Signore questa nostra vita, questa nostra umanità, lo splendore della nostra umanità, lo splendore della nostra preghiera, la carezza della fraternità che ci avvolge come fratelli e sorelle, in quella carità di Cristo che ci unisce perché è potenza di Dio. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.